Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente nel mio canale. Se invece questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Giuseppe, 47 anni e il canale che stai guardando è il canale dell'Italian Keto Guy. Nel mio canale provo piacere a convertire le ricette tradizionali, per il momento solo italiane, in versione chetogenica, qualora sia possibile. Oggi è la volta dei crackers al gusto pizzaiola. Li avevo già fatti l'anno scorso al parmigiano, i taralli alla pizzaiola e adesso è la volta dei crackers zero carboidrati perché ho utilizzato la farina di semi di lino. Poi dopo vi farò vedere le macro, i valori dei carboidrati. Le macro io non le uso, lo sapete. Bando alle ciance, addentriamoci direttamente nella preparazione della ricetta. Iniziamo la preparazione dei crackers alla pizzaiola, zero carboidrati, con 70 g di farina di semi di lino dorati, 15 g di fibra di avena, sale a piacere, in questo caso io ne ho aggiunti due pizzichi, poi la volta dell'ultimo ingrediente secco, l'origano, questi sono dei crackers alla pizzaiola e abbiamo bisogno di mettere l'origano e credetemi farà la differenza. Ora amalgamiamo per bene questi due composti, questi ingredienti secchi e togliamo eventuali grumi che i semi di lino potrebbero aver formato. Quando l'impasto è completamente, i due ingredienti sono completamente amalgamati tra di loro, possiamo aggiungere l'ingrediente liquido, l'uovo. L'ultimo ingrediente e 50 ml, chiedo scusa, non è l'ultimo, 50 ml di passata di pomodoro. Se non abbiamo la fibra di avena, possiamo usare la fibra di bambù. Se non abbiamo nemmeno questa, dobbiamo comprare l'una o l'altra. Cominciamo ad impastare. Vedete che il panetto si stacca dalle pareti della ciotola e quindi è pronto. Risulterà abbastanza appiccicoso. Continuate ad impastare fino a formarlo come lo vedete in video. Stendete un foglio di carta forno, poggiateci il panetto sopra, poggiateci un altro foglio di carta forno, appiattitelo con i polpastrelli e poi con il matterello fino a creare una sfoglia di queste dimensioni circa. Bucherellate in modo da dare anche modo all'impasto di non gonfiarsi troppo in forno e fate i tagli in senso orizzontale e verticale. E informiamo a forno ventilato 15 minuti 180 gradi. Qui voglio mostrarvi i semi di lino, se mi seguite le conoscete già, questa marca che utilizzo hanno solo 0,5 grammi di carboidrati per 100 di prodotto. I carboidrati della passata di pomodoro 4,8 per 100 ml, 100 grammi, ne abbiamo messi 50 ml, quindi 2,4. Arrotondiamo a 2 su tutta la sfoglia, quindi posso veramente dire che questi crackers sono a zero carboidrati. Deliziosi! Sono croccanti, al punto giusto. E sanno di origano e pomodoro, ovviamente, ma si sente, sono veramente buoni. E soprattutto zero carboidrati. Si possono conservare in un sacchetto chiuso, nella credenza. Congelarli non so, sicuramente si potranno congelare, ma guardate, sono veramente buoni che... Difficile che li vorrete congelare. Sono a zero carboidrati, abbiamo utilizzato la farina di semi di lino, quindi no problem, non c'è nessun problema. Volendo potreste mettere la panna al posto dell'uovo, però in quel caso i carboidrati saliranno di un pelino, insomma la panna contiene 3-4 grammi di carboidrati per 100 ml, 100 ml penso che bastano. Fate voi, io preferisco l'uovo, lo sapete. L'uovo si sente, no?
assolutamente non si sente, sono veramente buoni. Al limite, se dovessero uscire un po' morbidi dal forno, li potrete, potete tostarli oppure usare la funzione grill per un paio di minuti, insomma, per gratinarli, quindi in quel caso verranno croccanti. Ricetta veloce, non mi viene nient'altro in mente. Se avete commenti, suggerimenti, lo sapete, scriveteli. E se il video vi è piaciuto, vi pregherei di iscrivervi. Ho passato 5.000 iscritti, ora ambisco direttamente ai 10.000. Grazie al vostro supporto, che è veramente apprezzato e molto gratificante per me. Insomma, il fatto che voi mi sosteniate, sono sicuro di farcela. Basta solo, ci vuole solo il tempo. Grazie, arrivederci alla prossima video ricetta. Ciao.